Oggi siamo all'Istituto Giordano di Venafro a parlare di epilessia e del pregiudizio che purtroppo talora ancora si accompagna a questa malattia. Quello odierno si inserisce, è un evento inserito all'interno di una serie di manifestazioni previste per la Giornata Internazionale dell'Epilessia, tenutasi il 12 febbraio e che ha visto la partecipazione di tantissimi epilettologi italiani mediante iniziative e l'illuminazione di viola dei principali monumenti italiani. Anche a Venafro vi è stata l'illuminazione di Castello Pandone. Oggi invece con gli studenti abbiamo fornito delle informazioni cliniche su che cos'è l'epilessia, su come si manifesta una crisi epilettica, su che cos'è il pregiudizio e come abbatterlo, e abbiamo dato anche dei semplici suggerimenti su cosa fare o non fare qualora si assista ad una crisi epilettica di tipo convulsivo generalizzato. Ingabbia chi ne soffre. Ciascuno di noi potrebbe esserne colpito all'improvviso ed è fondamentale che ciascuno di noi sappia come eventualmente comportarsi e come eventualmente aiutare un amico, un parente o chiunque, diciamo, che si trovi a dover affrontare una crisi epilettica. Un paio di elementi da tenere da conto. Quando si ha una crisi epilettica, la caratteristica stessa della crisi è la sua imprevedibilità e il modo in cui si manifesta, la sua semiologia. Per chi assiste ad una crisi epilettica, non sapere che queste manifestazioni e il passaggio dallo stare bene allo stare malissimo appartiene alla crisi e che nel giro di pochi secondi questa persona torna a stare bene, spaventa. Quindi io credo che il pregiudizio che si assiste rispetto in particolare all'epilessia sia proprio questa paura che allontana. D'altra parte, in chi è affetto da epilessia, sapere che in maniera del tutto imprevedibile, perché la crisi non avvisa, questa persona avrà una totale perdita di controllo delle sue capacità, porta a un sentimento talvolta di vergogna, per cui si esclude la possibilità per questa persona, immaginiamo cosa accade in un ragazzo, per esempio, di avere una vita sociale adeguata. La sua qualità della vita ne viene assolutamente di informare sia chi è affetto da epilessia, sia le persone che non conoscono l'epilessia, circa le caratteristiche della malattia, perché ciò che si conosce non spaventa. Perché questa campagna nelle scuole? Perché solo attraverso la conoscenza si possono abbattere i pregiudizi. Il pregiudizio riguardo una malattia è solo uno dei tanti pregiudizi che riguardano questa nostra società, che è piena di stereotipi, e solo con la conoscenza, con il sapere, noi possiamo veramente abbattere i pregiudizi e debellare qualsiasi tipo di stereotipo. Un evento straordinario la giornata di oggi, qui a Venafro, con gli studenti per combattere contro il pregiudizio, perché l'epilessia è sì una malattia, ma che può essere vinta con il contributo di tutti. Neuromed lotta quotidianamente per vincere i pregiudizi e siamo qui per sostenere una campagna informativa che è fondamentale e determinante per il benessere di tutti noi.